Un film piaciuto. Decorazioni floreali. Un regalo per un'amica. La cura delle camelie. Il look del giorno. Un pranzo fuori. E l'estrazione di un dente. Buongiorno a tutte e bentornate in un nuovo video. Sono felice di essere qui con i miei fiori. Infatti sto per cambiare l'acqua e volevo farlo insieme a voi. Guardate che meravigliose ortensie e dalie. Sono magnifiche e mi danno proprio un'aria di ottobre, di autunno, di raccoglimento, di sicurezza, ecco, di comfort, ecco, la sensazione è questa, come il mio maglione d'altronde, è la prima volta che lo indosso perché me lo inviarono l'anno scorso, non so se vi ricordate il brand Lily Silk col quale feci diverse partnership sul canale l'anno scorso, mi inviarono anche questo molto gentilmente ma non lo misi mai perché poi la taglia era sbagliata, quindi me lo rinviarono, arrivò praticamente poco prima dell'estate. Devo dire che tiene tantissimo caldo, l'unica pecca è questa manica, che a me non piacciono le maniche troppo over, troppo lunghe, perché le trovo scomode. In ogni caso il maglione è delizioso, stamani 5 gradi, faceva freddissimo, sono uscita con le mie figlie a fare colazione intorno alle 7:30, siamo stati insieme, è stato molto bello. Poi Lucrezia è andata a scuola, Ginevra è tornata a studiare perché ha lezione nel pomeriggio e prestissimo avrà un esame. Infatti mia figlia maggiore si è appena iscritta all'università, quindi siamo felici di questa sua scelta perché è una ragazza molto talentuosa. Vabbè, smetto di tessere lodi alle mie figlie. Come avete trascorso il vostro Halloween? Io sono stata a casa da sola perché le mie figlie avevano organizzato una festa, l'altra un pigiama party dalla sua amica e quindi io non ho fatto sostanzialmente nulla, mi sono addormentata anche abbastanza presto, per me non cambia molto perché tanto non ho mai festeggiato Halloween se non un paio di volte quando ero un po' più giovane. Voi che avete fatto invece? Spero abbiate trascorso una serata un po' più movimentata della mia. E a proposito di stare a casa da soli, ieri ovviamente non ero da sola, mio marito è in viaggio, sapete che lui lavora molto per lavoro, ieri ero a casa con le mie figlie però ognuno faceva un po' le sue cose e allora ho avuto modo di guardare il film molto interessante, The Woman of the Hour su Netflix, bellissimo, appena uscito, è uscito il 18 ottobre ed è basato su una storia vera di una donna che partecipa a uno show televisivo ambientato tutto negli anni 70, tra l'altro bellissimi costumi. La regista e anche l'attrice è una donna ed è basato sulla storia vera di questo serial killer che conosce la sua vittima proprio in un programma televisivo. Avete presente il gioco delle coppie che facemmo anche noi in Italia con Marco Columbro? Cos'erano? Anni 80, anni 90? Ora non mi ricordo. Ecco, in quell'occasione, quindi una storia vera pazzesca e devo dire che è un film fatto molto bene perché nel momento in cui lei è nel parcheggio, inseguita da questo tizio, io ho sentito veramente la paura perché noi donne siamo soggette a questi scenari quasi a cadenza quotidiana. Credo che sia un film da vedere, mi è piaciuto molto. Difficile negli ultimi 5-10 anni trovare un film decente, devo dire la verità. Questo è carino, quindi ve lo consiglio. Woman of the Hour si chiama e se avete Netflix potete vederlo. Cosa faccio oggi? Oggi sarà una giornata abbastanza piena. Purtroppo è iniziata con un pelino di mal di testa, una puntina di mal di testa, ho già preso un qualcosa, sapete che io purtroppo soffro un po' di emicrania, però adesso sta un po' passando. Sono felice perché a pranzo vado con un'amica a mangiare in un posto nuovo che non ho mai provato ed è sul Ponte Vecchio, quindi io ogni tanto ho bisogno di queste uscite, anche perché nonostante ogni tanto mi vediate a qualche aperitivo che costantemente dura massimo mezz'ora, perché poi io e mio marito ci stufiamo, la mia vita durante la settimana è abbastanza monacale e quindi sono felice oggi di fare questo. Devo dire che sto anche iniziando a pensare ai regali di Natale. Ieri stavo presa dall'impulso da una pubblicità online, stavo per fare uno dei
tanti regali che faccio a mio marito durante il periodo natalizio, infatti è anche il suo compleanno, il 24, e lui ci tiene tantissimo. Lui parla di regali di Natale già ad agosto e ho preso ovviamente qualche appunto su cosa gli vorrei fare. Però ieri ho visto questa pubblicità su internet di un quadretto che puoi farti stampare con la posizione delle stelle la notte, ad esempio, in cui ci siamo incontrati. Mi sembrava una cosa carina, poi ho detto, ma gli piacerà conoscendolo? Non gli potrebbe non piacergli e quindi ho desistito. Va bene, cambiamo l'acqua ai fiori, mi accompagnate? Questo vaso più piccolo l'ho messo qui sopra il mio Book of Flowers che ho preso a Londra e sopra questa console che ho fatto laccare di questo nero opaco e alla quale abbiamo applicato queste maniglie un po' in stile Jo Ponti. Qui ho posizionato il vaso più grande, trovo che stia benissimo su questo angoliere. Questo è anch'esso nero, però questa volta laccato lucido. Bello come angolino qui sulle scale. Ora siamo in studio e sto per firmare una copia del mio libro da regalare alla mia amica. E sono sempre felice di fare questo. E una regola bella di Bon Ton che riguarda proprio le dediche sui libri è che in realtà le dediche sul libro le può fare solo l'autore. Cioè, se si regala un libro a un'amica, ad esempio, la dedica la possiamo fare solo sul bigliettino che accompagna il regalo, perché teoricamente la dedica la può fare da etichetta solo l'autore. Questa è una cosa bellissima e so che anche a voi interessano queste cose. Quindi. Ora facciamo il pacchetto. Come potrete notare, le mie camelie sono tutte sporche perché ci sono stati i lavoratori fino a poco tempo fa e quindi adesso le pulisco. Thank you.
Eccoci qui nel mio mondo, nel mio piccolo universo, la mia cabina armadio, e pensavo di indossare per andare a pranzo con la mia amica questa gonna in seta, perché visto che oggi farà 20 gradi, infatti sto già iniziando ad avere caldo, volevo sfruttare gli ultimi giorni di caldo, diciamo così, per indossare una gonna. E pensavo di abbinarla, ma ancora non ho provato l'abbinamento, a questo giacchino che mi avete già visto, delizioso, taglio Chanel, però è tutto, guardate com'è la lavorazione, è come se fosse ricamato, come se fosse in pizzo, in realtà è una maglia, trovo che sia delizioso. Sotto però pensavo di mettere un collo alto ed eventualmente o tenere questo chiuso, ho aperto, vediamo in base a come mi sta. Il collo alto è questo, sempre dello stesso colore, quindi fare sopra color crema, sotto nero. Da dove sono partita per la creazione di questo look semplice da giorno? Dalle scarpe. Perché? Perché raggiungerò il ristorante a piedi, come faccio nel 90% delle mie uscite da quando abito qua in centro, e vi dirò che mi piace un sacco, primo perché mi muovo, perché altrimenti sono pigrissima e tendo a rimanere stazionaria dove sono, oppure vado in macchina, eccetera. Quindi da quando sono in centro mi muovo tantissimo in macchina. E quindi di solito io per la creazione del look parto sempre dalle scarpe, perché se devo fare una camminata di 20 minuti, che è il tempo medio che io percorro per andare da qualsiasi parte in città, 20 minuti, mezz'ora massimo, è una cosa incredibile e credo che sia un plus proprio per la vita di una persona, cioè poter percorrere quasi tutta la città a piedi, è un miglioramento proprio dello stile di vita. Dicevo, volevo partire da queste scarpe e per non avere le solite sneaker, perché comunque il ristorante è carino. Io poi un altro parametro è che tipo di ristorante è. Se si tratta di una trattoria potevo andare anche così e in jeans. Però penso che, da quello che capite, è un ristorante carino, particolare, e quindi volevo avere un minimo di eleganza. E questi sono una garanzia. Ce li ho da tantissimo, veramente tanto tempo. Vediamo più che altro se il look funziona, perché non è detto. Vi dirò che non mi dispiace come look, nonostante io non sia altissima, non è male, non è il mio migliore look e secondo me sta meglio così, leggermente aperto, non chiuso. Questa linea retta che va a cadere quasi sopra il fianco, però devo dire che per quello che devo fare oggi va benissimo. La borsa, metto la Cleo, che è una borsa, sono due borse a spalla come opzione, la Cleo o la Jackie, che dite? Io direi la Jackie, dipende da come la porto, se la porto così la Jackie, aspettate perché con una mano sola, ecco, dicevo che se la porto così la Jackie, perché fa tutto uno con il colore anche del giacchino. Se la porto così, meglio la Cleo, quella nera. Che dite? Talmente particolare come piatto che merita veramente un... Buongiorno e bentornati, oggi è martedì e sono le 2:30, alla fine ieri il pranzo è andato benissimo, siamo state molto bene, un paio d'ore in compagnia. L'unica nota dolente è stato poco prima del pranzo, perché stavo camminando lungo l'Arno per recarmi appunto al ristorante, passa uno da dietro e fa ad alta voce: guarda che belle mele, che in fiorentino significa guarda che belle chiappe. Sicché io gli ho risposto per le rime, nel senso: lei è fortunato che io vado di fretta, perché sennò si beccava una bella denuncia.
lui mi ha risposto di suo dicendo: "Ma è un complimento". Gli ho detto: "No, non è un complimento, è una molestia". No, io non la penso così. Intanto continuavo ad andare in bicicletta e si urlava sempre di più. Sì che poi è morta lì e giustamente poi l'ho raccontato a mio marito al telefono e lui mi fa: "Devi stare attenta perché non sai chi ti può capitare". E niente, ha ragione anche lui, però diciamo che è una situazione che so che potete capire benissimo. Io, tra l'altro, ero vestita, avete visto ieri come ero vestita normale, e è una cosa che mi rattrista moltissimo. Per una donna andare in giro per strada significa ricevere questo tipo di commenti gratuiti, e così, vabbè. Niente, si può fare un complimento a una signora in maniera elegante senza essere così volgari. Qualcuno può dire: "Ma è la cultura, si sa che alcuni fiorentini". Non mi interessa se la cultura, il rispetto, ma a prescindere poi dalla cultura. E purtroppo è così, vabbè, niente, questo piccolo aneddoto spiacevole. Per dirvi, sto cercando un po' di comprensione perché oggi fra poco andrò a togliermi un dente per la prima volta. Non so se vi ricordate chi mi ha seguito su Instagram nel passato, qualche mese fa, prima dell'estate, saprà che ho avuto dei problemi di dolori improvvisi che mi arrivavano alla tempia e non si capiva bene se inizialmente fosse il dente oppure no. E poi niente, abbiamo capito che si trattava di un vecchio dente devitalizzato e abbiamo provato un po' a trattarlo, ma non c'è niente da fare. Sono un po' preoccupata perché, a parte dell'estrazione, vabbè, che ormai penso sia una cosa di routine, la cosa comoda è che è indietro, quindi è un molare e non mi si dovrebbe vedere. Forse sì, però comunque ci vogliono dei tempi tecnici, bisogna aspettare prima di fare un impianto, eccetera. Quindi nel frattempo io però avrò poi le presentazioni dei libri e tutto, sicché sono un po' preoccupata. Vabbè, so che ci sono i miei provvisori, insomma, vedremo, vedremo. Però coi denti non si scherza, se non erro, Tutankhamon ci ha lasciato le penne, ecco, per i denti. Quindi i denti sono importantissimi. Anzi, se questo video vi serve, andate a farvi un controllo. Però ci sono persone, ad esempio, come me, che tendono a sviluppare carie e se ne accorgono, cioè non si vedono e non si sente dolore. Quindi io fin dall'adolescenza ho sempre avuto questa caratteristica. Bene, se riesco ad aggiornarvi dopo. Vediamo, vediamo. Buongiorno a tutti, volevo aggiornarvi sulla mia situazione dente. Ho vissuto tutto da sola perché mio marito non c'è, però l'ho tenuto aggiornato. Io sono un po' paurosa, devo dire che inizialmente quando sono arrivata dalla dentista ero terrorizzata, però lei è stata bravissima. Mi ha fatto un sacco di anestesie locali, però è andato tutto a buon fine. Una nuova esperienza magari da raccontare. È andato tutto bene, la notte l'ho trascorsa bene, pensavo peggio, onestamente, anche a livello di dolore, niente di che. E quindi che bello, ricomincio la giornata con un nuovo spirito, anche perché sono felice. Diverse radio importanti, hanno richiesto delle interviste, sono terrorizzata. Per ora, per il libro, ne ho fatta soltanto una e mentre parlavo tremavo, per fortuna mi hanno detto che non si sentiva. L'ho messa nelle storie in evidenza sul mio profilo Instagram perché è stata una decina di giorni fa, se non erro. Mi devo preparare proprio per non cadere in questo tranello dell'emozione. A parte questo, se vedete là dietro c'è un tappeto ed è ancora il tappeto che ho tolto dalla camera di Ginevra, perché non vi ho raccontato forse che lei è allergica agli acari e da quando siamo nella casa nuova lei dorme in un letto imbottito, fatto di velluto. Già l'anno scorso aveva dei problemi di allergia e io pensavo fossero magari le lenzuola oppure dei cuscini decorativi che avevo messo, quindi il suo letto è un letto matrimoniale con tanti cuscini decorativi come vanno anche di moda adesso. Niente, io le ho provate tutte quest'anno di nuovo, cioè questa allergia non le passava. Quest'anno di nuovo si è ripresentata in maniera più forte, l'ho portata anche a rifare le prove allergiche, ovviamente la riconferma degli acari. Le ho provate tutte, ho lavato a 60 gradi le tende di lino, ho lavato sopra l'armadio, ho tolto tutti i peluche, sono andata a esclusione, ho tolto il tappeto
è lì e non so dove metterlo. A mio marito è da 3 settimane che dico: togliamo il tappeto dalla sala. Ecco, quindi il motivo è quello. E poi ho tolto anche il letto. Il problema era il letto. Non ho il coraggio di rimetterle il tappeto, però, perché so che va a peggiorare la sua allergia. Adè, nel momento, ragazze, nel momento in cui le ho tolto il letto, lei è rinata. Quindi, se avete figli che soffrono di allergia agli acari, ecco, per non parlare di quando andiamo al mare, una tragedia, perché poi sono case che rimangono chiuse, vabbè. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi piace questo nuovo format dei vlog lunghi, fatemelo sapere che io ne preparo degli altri. Per me è davvero comodo perché faccio le mie cose durante la giornata e nel frattempo filmo. E se vi fa piacere accompagnarmi nelle mie cose semplici, vicissitudini, quotidiane, fatemelo sapere. Io vi ringrazio per la visione di questo vlog e qualsiasi domanda potete farla qua sotto. Per aggiornamenti quotidiani ci sono i social. E grazie ancora, noi ci vediamo fra pochi giorni al prossimo video, non perdetelo perché parlerò delle 10 donne più eleganti del nostro tempo. Grazie a tutti.